Siamo qui con l'assessore Moccia, titolare della delega all'urbanistica e pianificazione della provincia di Napoli. Abbiamo avuto un cenno di quello che potrebbe o dovrebbe essere il nuovo piano territoriale di coordinamento, insomma, che sta in itinere da tempo. Due cose, assessore. Uno, se ritenete che questo per fine consigliatura può essere approvato, e due, queste novità che in qualche modo sta paventando il governo Berlusconi sull'edilizia privata, se in qualche modo possono interagire con quello che state facendo. Sì, ma noi stiamo facendo di tutto per concluderlo questo piano, quindi contiamo per fine consigliatura di portarlo in porto, perché sappiamo bene che è una delle cose su cui ci siamo impegnati maggiormente, nonostante abbiamo avuto moltissime difficoltà normative di vario genere. Quindi continuiamo le consultazioni, continuiamo a parlare con i cittadini, con i comuni, così come anche questa sera a Procida, per avere anche quel consenso estremamente ampio, perché certamente concludere il piano non significa fare un colpo di mano, ma semplicemente quello di portare a frutto un'ampia partecipazione che c'è stata in questi. Per quanto riguarda le novità che ha annunciato il Berlusconi, alcune di queste, devo dire, già sono contenute nel piano provinciale. In particolare la premialità per la demolizione e ricostruzione, perché noi puntiamo moltissimo con questo piano proprio nel rinnovo edilizio e nella riqualificazione dei quartieri degradati, nei quartieri abusivi, nei quartieri, nell'edilizia spazzatura, nell'edilizia antisismica e così via. Quindi è perfettamente in linea, anzi se c'è un supporto governativo questo ci aiuta a rendere ancora più efficiente il piano provinciale. Poi ci sono naturalmente degli aspetti che hanno un valore che debbono avere i poteri dello Stato per poter essere attuati, come per esempio la modifica della concessione edilizie, e quindi questo era un fatto a cui non avevamo pensato nel piano provinciale, però anche questo voglio dire ha dei precedenti, perché la DIA aveva più o meno le medesime caratteristiche. È chiaro che con una concessione in un regime di maggiore accelerazione bisogna anche rafforzare i controlli, e quindi a questo punto allora i comuni non avrebbero più nessuna giustificazione nel non perseguire l'edilizia abusiva e nel impedire i cantieri illegali. Assessore, un'ultima domanda, diciamo di aspetto più politico. Sappiamo che di questi temi parlare di politica è diventata una cosa complessa, quindi sta qua e non si può in qualche modo sottrarre. Negli ultimi giorni c'è stata la candidatura di Allodi, che ha ufficializzato il suo fatto di voler in qualche modo entrare come candidarsi a presidente della provincia di Napoli. Diciamo l'atmosfera nel PD napoletano, come si vivono questi momenti e se c'è tensione, almeno. Ma le tensioni del Partito Democratico non si possono negare, insomma, perché appunto è un partito nuovo che sta cercando di costruirsi una sua identità. In questo senso io sono convinto che noi dobbiamo accentuare il discorso programmatico. In questo sono perfettamente d'accordo con l'impostazione di Morando, il quale ha voluto che già nella campagna elettorale per le provinciali si rilanciasse una profonda riflessione sul futuro dell'area metropolitana di Napoli, anche indipendentemente da quelli che sono i poteri della provincia. Sono convinto che una intuizione positiva di Nicolais è quella di aver messo al centro del suo programma la creazione della città metropolitana. Io mi auguro che ci sia una forte determinazione su questo, perché noi effettivamente abbiamo bisogno di creare l'ente metropolitano, e se riusciamo a realizzare il superamento della provincia, dandoci uno strumento più efficace di governo,
sia del territorio, ma non solamente del territorio, dei processi di sviluppo, dell'ecologia, dei trasporti, e allora questo sarà un motore potentissimo per effettivamente agire e a risolvere i problemi di questa città, di quest'area che è così difficile. E quindi diciamo, io appoggio fortemente, diciamo, laddove ci sta una forte dimensione di riflessione programmatica e una grande svolta di rinnovamento. Assessore, grazie, in bocca al lupo. Speriamo di aver dato anche per questa sera una riflessione su quello che è la pianificazione e l'urbanistica. Abbiamo assistito agli interventi del professor Gerundo, che è il consulente del Comune di Procida e che da anni sta studiando la materia. Speriamo che prima o poi riusciamo ad andare a partorire questo piano, che poi è a sigle. Oggi abbiamo scoperto che il Comune di Procida potrebbe già fare il PUC, piano urbanistico comunale. Speriamo che questo avvenga nel miglior tempo possibile, perché mentre tutto si studia, comunque il territorio non è una fotografia che rimane là bella ferma, comunque si evolve, comunque ci sono nuove variazioni, quindi corriamo il rischio di arrivare sempre più tardi. E la Procida TV, Just Play for You.